Radio Radicale, ci occupiamo dei giudici di pace, lo facciamo con l'onorevole Conte di Liberi Uguali, membro della Commissione Giustizia, che ha affrontato a più riprese il tema dei giudici di pace che devono affrontare un peso importante del contenzioso nella giustizia civile nel nostro paese e che sono, diciamo, retribuiti in maniera molto, molto singolare con retribuzioni molto basse. Allora, lei ha affrontato il tema anche nel question time, credo 2 settimane fa. Che tipo di risposta ha ricevuto dal governo e che cosa intendete fare? La risposta è stata totalmente evasiva. I giudici di pace rappresentano nel nostro ordinamento una risorsa straordinaria perché si fanno carico di smaltire una quantità di cause molto significative. Risolvono i conflitti principali della nostra società, quelli minori, quelli che riguardano la tenuta dei rapporti sociali. Essi vivono sostanzialmente una condizione di precariato che si rinnova negli anni. Avevano ricevuto in campagna elettorale la promessa dal Movimento 5 Stelle, che esprime il Ministro della Giustizia, che questo tema sarebbe stato affrontato rimediando le storture delle precedenti normazioni, e cioè stabilizzando il rapporto, garantendo loro anche assistenza previdenziale, una certa autonomia. Il giudice di pace è un ufficio che è consacrato nei nostri codici civile e di procedura civile, e poi per poter consentire loro di svolgere una funzione ausiliaria e di completamento della prestazione giudiziaria. Senza i giudici di pace, diciamoci la verità, i giudici ordinari non sono in grado di attendere alla domanda di giustizia. La risposta è venuta in maniera totalmente inadeguata e contraddittoria. Il punto 12 del contratto di governo prevede questo, e invece Bonafede sta per licenziare una riforma che addirittura peggiora la situazione dei giudici di pace, che vengono impropriamente tenuti in una considerazione unica con i vicepretori onorari e i giudici ordinari del Tribunale, che pur avendo parimenti diritto alla stabilizzazione delle loro funzioni e a tutte le garanzie del caso, svolgono una funzione assolutamente diversa. Si è tenuto presso il Ministero un tavolo tecnico, due associazioni, le più rappresentative dei giudici di pace, si sono opposte e non hanno sottoscritto l'accordo siglato a quel tavolo da altre due compagini. Ora anche quelle due compagini che tengono dentro i VPO e i GOT si accorgono che la riforma ha tradito anche le premesse condivise nel tavolo tecnico, e anche per i VPO mi accingo svolgere un'interrogazione con la formula del question time. Siamo di fronte sostanzialmente a un inganno complessivo del Ministero della Giustizia alla categoria dei magistrati onorari, con le loro differenze, certo, che vanno puntualizzate, ma che tutti vivono una condizione assurda che l'Europa inevitabilmente stigmatizzerà, di svolgere una funzione permanente di grande rilevanza sociale senza alcuna forma di garanzia per se stessi, ma poi, questo è il tema centrale, inevitabilmente per la funzione svolta. Quanti sono i giudici di pace nel nostro paese e soprattutto quanto percentualmente, diciamo, quanti sono i contenziosi di cui si occupano le liti? Guardi, sono un migliaio circa, poco più, e assolvono il 70% del contenzioso civile di primo grado. Le ho detto tutto. Senza i giudici di pace in Italia non c'è giustizia civile di primo grado, e la previsione normativa sarebbe di ampliare le loro competenze. Pensi un poco. Ecco, l'onorario a quanto ammonta e soprattutto cosa si chiede? L'onorario ha diverse fasce, sarebbe anche difficile adesso sintetizzarle, però quello che è significativo è che è un orario a cottimo, cioè viene fissato senza nessuna, diciamo, adeguatezza rispetto alla prestazione svolta e senza alcuna continuità. Lei si immagina che una persona svolge per 20 anni la stessa attività e ancora viene pagata a cottimo? Certo, hanno un organo di autogoverno con un sistema. Avevano un organo, un ufficio del giudice di pace nazionale, era previsto dalla legge, e lo si è smantellato negli anni precedenti, ma questo governo va nella stessa direzione perché si vuole istituire un altro organismo, l'ufficio del processo, che tiene dentro tutto, ma comunque a condizioni di instabilità, di precarietà, addirittura aggravate rispetto alle precedenti. C'è una scadenza per la quale attendete delle risposte al governo o i tavoli sono tutti chiusi? Beh, c'è un disegno di legge che dovrebbe essere calendarizzato, che è quello che contiene la risposta all'impegno governativo, e che è frutto di un tavolo tecnico. Ma già chi ha partecipato a quel tavolo tecnico, nelle bozze di quel disegno di legge che circolano, lei sa che questo governo ci ha abituato a modificazioni dei testi in corso, fino all'ultimo non è possibile dire che quello sarà il testo, ma quelli che circolano scontentano tutti. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Conte di Leo, col quale abbiamo parlato dell'annosa questione dei giudici di pace. Grazie. Buona giornata.